la finale quinto e sesto posto con la vittoria del Darfo Boario sull'area Rezzato Junior per 4-2. Scendono ora in campo per il terzo e quarto posto le formazioni di Peralti Salò e Cremonese. Le formazioni Cremonese con il numero 1 Cantoni, 12 Colletto, 6 Agazzi, 2 Artini, 4 Boschetti, 3 Capuzzi, 14 Fortunato, 9 Greci, 11 Imprestabile, 13 Marenda, 5 Offizi, 10 Panina, 8 Quarena, 7 Chirone. Tecnico, signor Forlacchi Marco. Peralti Salò con il numero 1 Olivetti, 2 Cappusci, 3 Groppelli, 4 Lucini, 5 Festa, 6 Miani, 7 Treccani, 8 Marinelli, 9 Tima, 10 Beltrani, 11 Iossa. A disposizione del tecnico signor Maurizio Cadei, numero 12 Corsini, 13 Testa, 14 Totti, 15 Paonessa, 16 Pertelletti, 17 Salamini, 18 Focci. Arbitra il signor Matteo Pannetti della sezione di Brescia. Fácil.
Grazie.
Pareggio immediato del Peralti.
a San Zeno sul Naviglio, in provincia di Brescia, per il 13° Memorial Roberto Ferrari. Prima edizione per noi di Calcio Social, ma sempre molto attenti ai tornei che si svolgono in questa stagione. Sappiamo quanti tornei adesso stanno per incominciare a fine aprile, maggio, torneo di Pasqua agli inizi d'aprile, è la stagione migliore per organizzare tornei. Noi abbiamo sempre un occhio di riguardo per queste categorie giovanissimi, torneo. Questa è la finalista per il terzo e quarto posto. Ristinare la connessione, non è successo niente. Il risultato è sempre bloccato sull'1-0, siamo al 20°, però avete perso uno spezzone in diretta. La partita la stiamo registrando, quindi possiamo riproporvela quando ci sono questi inconvenienti legati alla connessione. Purtroppo si perde adesso c'è un curioso episodio, il portiere si allunga e respinge il pallone su un tiro dentro l'area. Mi sembra però il raddoppio del Feralpi, però c'è stata una dormita generale sia nell'azione che ha portato al fallo che poi nella punizione, è rimasta ferma la difesa. Quindi raddoppia al 22°. Ma perché ce l'hai messo qui? Dopo il vantaggio iniziale della Cremonese, Feralpi Salò ha ribaltato il risultato.
Pareggio della Cremonese, un primo tempo ricco di gol, 2-2 il risultato, un alternarsi di prima la Cremonese. Perché? Perché sotto mi
Marchisi, però Marchisi, oh, mamma Marchisi, cosa faccio? Vai a tutti. Sì, mi passo quello. Grazie. Due a due. È finito il primo tempo di questa finalina del 13° Memorial. Roberto Ferrari, organizzato dal gruppo sportivo, ASD San Zenese di San Zeno a Naviglio.
l'arbitro. Tanti gol in questa partita, 5. Ma è lo spirito giusto del calcio. Che l'essenza appunto è il gol, l'essenza del gioco, quindi se non ci sono gol la partita non è spettacolare. Mi odia. Stia, non si faccia male.
Attenzione, un dirigente del Cili Verghe Massano nello spogliatoio dell'arbitro, grazie. Allora, almeno fai il punto di mangiare, eh? La vedi la partita?
seguendo. Eccolo là. Vieni qua! Vieni Luca, ma è venuta? Questa volta è te. Prima avevo bevuto la birra. Ho visto la schiuma, ho pensato che c'era la birra. Ecco, ma anche due! Questa qua, guarda, la dici? Campo, guarda, pallone direttamente in porta. Anche lì, eh?
parla. Ma se di là è. Dove c'è Luca? C'è anche noi. Sei là. Non ti farti, non ti farti male, eh? Ma quanto mancherà? Fuori! No, dai,
Thank you.